Un saluto a tutti da Las Vegas. Ed eccoci qua, pronti per un nuovo recap di giornata. Però prima di partire a vedere com'è andato il D1 ABC, dei due ABC, volevo sapere da te, Calvin, qualche numero definitivo sulle WSOP, perché pare che ci siano delle notizie veramente interessanti. Esatto, riprendendo il report che abbiamo fatto ieri, che era ancora in via di sviluppo, non avevano ancora completato i chip count, non avevano ancora contato i numeri, eccetera, eccetera, oggi finalmente abbiamo dei dati ufficiali. Sappiamo che ha fatto il Day 1 di 5.014 iscrizioni. 5.014 iscrizioni dovrebbe essere il record. È il record di tutti i flight della storia del main event WSOP. E questo ha portato il totale a 9.200, che non è record. Non è record, ma sembra che si avvicini a quello dell'altro anno. Però aspetta, perché potrebbe diventare record, perché ricordiamo che ci si può iscrivere anche al Day 2. Al Day 2, infatti questi 9.200, che comunque sono ufficiosi, non considerano né quelli che si sono iscritti oggi al Day 2 ABC, sì, né quelli che si iscriveranno domani al Day 2D. Del 2D, infatti. E quindi è una bella, comunque una bella notizia. Adesso io invece andrei a sentire cos'è successo oggi nel main event, specialmente se ci sono ancora italiani. Ah, però attenzione, hai dimenticato una cosa, ai. Gli italiani del Day 1D. Perché ieri ne avevamo detti, non so, un 5, qualcosa di sto genere. In realtà ovviamente erano molti di più, soltanto che sparsi tra 5.000 persone non è facile trovarli. Alla fine ne sono passati 28. Un numerone. E domani troveremo 28 giocatori azzurri ai tavoli, più eventuali che si iscriveranno in late registration. Quindi invece oggi Day 2 ABC... Dici cos'è successo e dici qualcosa sperando che tu abbia delle buone notizie per gli italiani. Dei due ABC, oltre 3.000 persone in sala alla partenza, più tutti quelli della late registration, 29 gli italiani, passati dai 3 dei 1 precedenti. Iniziava il migliore tra questi, era Andrea Luigi Sciade, che partiva con poco più di 200.000 e subito dal primo livello era già volato oltre 400.000. Oh. Senza neanche un double up, una cosa, era proprio un passo, KK, tutti tribettati, 400.000. Perfetto, però purtroppo aia, nel corso della giornata è andato a scendere e alla fine ha imbustato 83.500. Da 400.000? Da 400.000. Peccato. In questa struttura sono ancora buone. Allora, vai, certo, assolutamente, però... Ma continuiamo, vediamo che cosa abbiamo visto, perché anche oggi non abbiamo ancora i numeri ufficiali, vediamo che cosa abbiamo visto. Certo. I tavoli. Abbiamo visto Max Pescatori, sembrerebbe essere il più ricco, il più chip leader, sì, degli italiani, con 285.500. Grande Max. Grande Max. Poi abbiamo visto Mustafa Kanit con 140.500, Domenico Gala con 135.000, Alessandro Siena con 107.500, Alessandro Picchieri ha imbussato 88.000, ma secondo me merita una piccola parentesi. Lui partiva la giornata con 30.000, è sceso a 25.000, è stato short per tutta la giornata. Poi ha trovato un raddoppino grazie a una persona che mi ha bluffato nel momento sbagliato. Certo. E poi si è trovato al tavolo televisivo con Daniel Negreanu. Un buon numero di italiani vanno al Day 3. Se non sbaglio c'è anche Enrico Mosca. E quindi l'ultimo di quelli che conosciamo ufficialmente è Alessandro Minasi, sì, che invece imbusta 87.000. Bene. Io so, li ho visti, che sono passati Sergio Castelluccio e Alec Torelli, sì, però non ho i numeri ufficiali. L'ultimo aggiornamento che ho sono 300.000 per Sergio Castelluccio, che sarebbe quindi eventualmente il chip leader degli italiani, o Alec Torelli, che ha 230.000. Ci saranno sicuramente altri italiani che non ho visto, però aspetteremo il chip count ufficiale per questi. Bene, allora a questo punto io direi che anche con questo report di oggi possiamo salutarci. Vi diamo appuntamento a domani per il report completo della giornata di oggi e per il report del Day 2D. A domani, ciao!